noi questa è una giornata veramente molto molto importante. Non che prima ci mancasse qualcosa, però da un punto di vista istituzionale vedere riconosciuti entrambi i papà come papà di Luca per noi è importante ed è un bellissimo gesto, soprattutto che viene dato alla gente, alle persone, perché comunque le persone hanno come riferimento le istituzioni. La politica non capisce che la società è già pronta. Noi in questi 3 anni non abbiamo mai avuto problemi con Luca, nessun problema di discriminazione o di intolleranza. Luca va a scuola da quando aveva 1 anno, sono 2 anni che va a scuola ed è praticamente, veramente siamo accolti in maniera stupenda. Il Comune di Napoli riconosce le figlie e i figli di 9 famiglie omogenitoriali. Con la cerimonia di questa mattina a Palazzo San Giacomo sono stati registrati i nomi di entrambi i genitori negli atti di nascita, riconoscendo ufficialmente ai bambini il diritto di avere 2 genitori. Con il sindaco erano presenti l'assessora Alessandra Sardu, la delegata Simonetta Marino e l'avvocata Francesca Quarato dell'Associazione Famiglie Arcobaleno, che si sono battuti per un atto che segue le pronunce della Corte di Appello di Napoli e dei Tribunali di Pistoia e Bologna, fortemente voluto dal sindaco e dall'amministrazione, per riconoscere ai minori i loro diritti ed andare oltre il principio di filiazione biologica e genetica, così come era già accaduto con il piccolo Ruben. Un gesto di civiltà giuridica che è un successo delle istituzioni, arrivato anche grazie all'impegno del servizio anagrafe del Comune di Napoli diretto da Luigi Loffredo, che con gioia, convinzione, coraggio istituzionale e competenza ha permesso di arrivare a questo risultato. È veramente una bella giornata di gioia, di vita, di diritti, che ha visto coniugare legalità e giustizia, i legami fondati sull'amore. Che bella risposta vedere famiglie così unite, piene d'amore, che vogliono solamente che siano riconosciuti gli stessi diritti a tutti i bambini. I bambini sono tutti uguali e tutti differenti e l'uguaglianza dei diritti è uno dei capisaldi di ogni comunità e di ogni ordinamento democratico. Questi atti dell'anagrafe si firmano come ufficiali di governo, però mi fa piacere pensare che ci sono governi locali che espandono diritti e ci sono governi nazionali che restringono i diritti. Noi siamo perché le libertà civili valgano per tutti e che non si crei una comunità fondata sull'egoismo, sul respingimento e sui cuori di pietra. Vedere i bambini fermi in un porto italiano senza che arrivi l'autorizzazione del governo per farli curare è un atto indegno, antigiuridico e che non è in assoluta sintonia con quella che è la storia del nostro paese.